Quante volte guardando uno spot pubblicitario vi siete chiesti: ma esattamente a chi vengono in mente queste cose? Ma cioè... E sapete qual è la risposta? I creativi. Marcello caro, mi hai sorpreso. Non te l'aspettavi? Non me l'aspettavo. Bentornato. Grazie caro. Dove sei stato? A Londra. Dove? È un posto lontano. Quanto? Così. Beh, e che ci sta di bello? Un sacco di contatti lavorativi. Oh, finalmente, anche perché molti serviranno, dato che ci stanno contattando? Sì. Era Red Bull questa? No. Ma era whisky? A parte ciò, ci stanno contattando i più grandi capi del mondo. Ok. Perché allora, in questo periodo di assenza, comunque c'è stato fermento. Hanno visto in giro i nostri rap, ormai siamo diventati re. Ok. Un po' della scena. Dottor Dre. Come Dottor Dre. Tipo. Quasi. Tipo Dottor Dre. Che cosa è successo? Ci ha chiamato Pane Alba, che sono i ragazzi quelli dei Cristini. I ragazzi del Pane Alba. Scappa con Pane Alba. La nostra hit, oserei dire. Cioè, la nostra hit non rap. Io posso... acustica. Il nostro singolo. Il nostro primo singolo. Hanno fatto i soldi. Ma sai che... Cioè, lo sai il ruolo dove stanno adesso? A Pondo? Dietro Panama. Dietro Panama. Pondo. È che è pieno di donne. Di pane e di donne, diciamo. Loro esportano pane. È il paradiso fiscale dei panettieri, diciamo. Esatto. Perché il grano costa poco. E certo. E comunque queste donne che fanno il pane. Beh, questa è un'altra storia. Non l'ho detto. Come la vogliono questa pubblicità? Vabbè, sono loro diventati famosi e hanno deciso di immettere un nuovo prodotto sul mercato. Differenziare. Come fanno i capitalisti? Ah. Prendono una cosa e la dividono. Gli cambiano nome, diciamo. Allora, hanno preso un grissino. E l'hanno diviso in due. In più parti. Ah, e te lo tagli in affettini. Ah, se tagli in affettini diventa un crostino. Ah, è certo. Quindi hanno detto, caspita, facciamo un crostino. Ok. Mentre il grissino era tentatore, questo crostino non è niente. Non è niente. Non tenta, non fa non niente. Non tenta, va bene. Sta nel suo sacchetto e basta. Non tenta, non fa niente. Ah, certo che uno tagliato perde il suo charme, diciamo. Sì. La forma fallica tenta. Esatto, okay. Però qual è la particolarità? Che non vogliono la pubblicità. E questa è proprio particolare. Però la particolarità proprio è che non vogliono. Più che altro non hanno budget. Perché nonostante siano ricchi ormai, no, ho detto guardate, fate il minimo indispensabile. E noi? Vabbè, noi siamo l'essenza. Noi siamo l'assenza. Vogliono fare la pubblicità sul crostino, che però non è fritto ma è tostato. Vabbè, più facile così. Prendiamo la vecchia pubblicità e ci scriviamo su. Ah no, non possiamo dire che è tentatore. Stavo dicendo, se no usiamo la vecchia pubblicità e ci facciamo dire crostino, no? Da uno. Ci facciamo mandare un messaggio dallo speaker. Crostino. Esatto, su WhatsApp, Telegram, insomma. Quindi diventerebbe scappa, scappa, scappa con pane Alba, il crostino. Tenta. No, però non è più tentatore. Ah, è tentatore, questo è il problema. Quindi dobbiamo cambiare per forza. Chiamiamo la stessa di. Stesso jingle. È tua cugina? Sì. La chiamiamo. Stesso jingle. Quindi non devo fare niente. Vabbè, scappa, scappa, scappa con il crostino. Il crostino. E qua ci manca il pezzo che dobbiamo indovinare. È tostato. Cioè scappa, scappa, scappa con il crostino. Il crostino è tentato e non fa niente. Il crostino? Crostino in busta. Il crostino tostato e non fa niente. No, però è brutto, non puoi dire una cosa così negativa. Non è negativa, è quello che fa. Tu mi hai detto cosa così e non fa niente. Ed è tostato. Dopo pensiamo alla frase a effetto. Il problema è che loro non hanno neanche budget per rifare le animazioni. Quindi dobbiamo prendere l'animazione dell'altra volta. Che so, ti ricordi c'era la vecchia. Il loro budget, quanto di lunghezza di video, quanto copre? 10 secondi, 15 secondi. Quindi tutte le animazioni di prima, quelle bruttissime. Ti ricordi la vecchia, il ladro, la donna madre, la zingara, esatto. Ci hanno levato alcune cose, però sì. Esatto, noi ci dobbiamo aggiungere. Quindi mettiamo, che ne so, una mascherina. Li possiamo mettere a chi? Alle persone. Una mascherina. Una mascherina. Prima di tutto perché non si riconosce, non si capisce che sono quelli dell'altra volta. Ah, è tipo Superman, si mette la maschera e non si capisce. Ok. Una cosa molto bella che ha imparato a fare mio cugino, che pure mio cugino ormai si è lanciato nel mondo. La pioggia. Lui ha imparato a fare la pioggia. La pioggia. E lui ormai è. Te lo fa gratis. Certo. Mettiamoci la pioggia. È una cosa in più. Cosa qual è il problema? Che se tu metti la pioggia con i crostini si bagnano e non so più croccanti. I crostini sono la pioggia. Ah, una pioggia di crostini? Cioè io pensavo una briciola di crostini, però se vuoi fare crostini interi e proprio breccole. Cioè piono crostini. Quindi è grandi una prostituta. Grandi una prostituta. Crostini, sì. Non fritto. Cioè che di solito sono fritti. Ma tostato. Ma tostato. Il crostino non fritto ma tostato. Il crostino tostato bene. Fare... Super bene. Crostino. Cronologico. Crostino bene. Crostino. Che fa arriviamo crostino? Benino. Scappa.
scappa, scappa, scappa con il crostino. Il crostino fatto, fatto col grissino. Scappa, scappa, scappa con il crostino. Non fritto ma tostato. Crostini Pane Alba, il crostino fatto di grissino. Oh, alla grande. Alla grande, ti devo dare una grande notizia. Qual è? Ho iniziato a suonare in una band ska. Perché? Ho detto no al rap, adesso sono solo lo ska. Un mio amico mi ha invorticato, sono ska. Ma tu che strumento suoni, scusami? Io niente. Ah, quindi per adesso diciamo sei spettatore? Sono in mezzo, sono in mezzo. Quindi ti mettono in mezzo quando sì, vanno? Sì, 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 sì. Quindi sei diciamo un... Sono il pubblicitario. Ok, tu sei il pubblicitario del gruppo. Il creativo, sì. Ok, e che fai? A parte gli hobby, che noi siamo... No, che gli hobby? Io dico, facciamo ska. Come? Non mi stai per offrire un'offerta, no? Sì, ti sto offrendo un'offerta, però stai calmo. Cioè, allora, noi dobbiamo fare la crema antidolore, il fast food. Ti prego, ti prego, fammi suonare. No. Gli ho detto che sono famoso. Allora, no, allora sai qual è il problema? Non è quello il problema. Il problema è che c'è uno spot già fatto. Gli ho detto che sono famoso. Non ce ne frega. Allora, fast food antidolorifico. Già è tutto pronto. C'è già lo speaker. C'è già la... È perfetto. Hai già fatto la pubblicità? C'è andato la pubblicità per dire: vi piace? Non dobbiamo fare niente. Ah, ok. Dobbiamo solo pubblicarla. Quindi qualcun altro l'ha già fatta la pubblicità. È bellissima, tra l'altro. Ci sta il tipo che cammina, prende lo strappo. E lo strappo è come un diavoletto che scocca una freccia. Ci sta la canzone di sottofondo? C'è lo speaker, non puoi mettere la canzone. Lui parla e sotto si sente una canzone. Ok, quindi una canzone senza parole. Adesso è una canzone ska? È una canzone ska, però senza parole. Vabbè, la facciamo noi, lo faccio io. Sì, ma deve essere solo strumentale, non ci può essere la voce. Vabbè, la voce è bassa. No, allora, il problema, se metti una... Che la ska non può essere senza voce, la ska è con la voce. Ma si mischiano le parole, si sovrappone tutto, non si sente niente. Vabbè, certo, allora, la voce è zero, immagina la voce è numero zero, la canzone è meno 20, la voce è piano piano. Si sente? No, non si sente. Sei sicuro? Cioè, il cervello lo... Ma che cosa dice questa canzone? Su cos'è questa... È la crema. Cioè, che fai? È la crema. Guarda che lo ska è bello per questo. Tu... Io so, come si chiama? Fastum antidolorifico. Fastum, fastum antidolorifico. Fastum, fastum antidolorifico. Tutto così. Tutto cosa? Poi piano piano piano. Sei sicuro? Sono sicuro. Per muoverti, il dolore è sempre una brutta sorpresa. Se distorsioni e mal di schiena ti bloccano, puoi provare Fastum antidolorifico. Doppio effetto antinfiammatorio e antidolorifico per un rapido sollievo che dura a lungo. Hai fatto una... non mi fa dire parolacce. Ma a me sembrava piano. No, ma non hai fatto il master. Non hai capito che non si sentiva niente, che è tutto sovrapposto? È una schifezza. Ma io sono un pubblicitario, l'ho fatto fare al fonico, non è che... Ecco, non era un fonico. E non si capisce niente. Niente, non si capisce niente, fa schifo. Fa proprio schifo. Hai rovinato tutto, niente. Secondo me per evitare ripercussioni. Intanto mi si è sciolta la band. Quando? Ci siamo sciolti l'altro ieri. Sono morti tutti in realtà. E perché? Però è vale un sacco di soldi adesso. A vecchiaia. A quanti anni c'avevano? 102. Grande. Tra il cantante ha 8 anni. Allora metti mi piace. Metti mi piace. Tu lo metti? Metto mi piace così ti cambia. Tu lo metti almeno un minimo di riscontro. Di decenza, sì. E l'iscrizione l'hai fatta? Beh, l'altro pezzo di sì. Eh? Sì. Quando ci vai? A lunedì e martedì. Lunedì e martedì. No, mercoledì c'ho giudo. Ah, oh, ok. Vabbè. Lunedì e martedì. Ok. E poi vai sul canale? Di Marcello Pascani. Di Marcello Pascani. Che è un pubblicitario. È un pubblicitario. Ma anche un proprietario? Terriero. Terriero.